Amanti di Yu-Gi-Oh! Benvenuti nell'era degli Xyz, le carte nere, quelle che per tanti bambini sono state una vera e propria rivoluzione, che io, Jacopo, non ho vissuto perché ho smesso di giocare prima, quindi per me sono considerate abbastanza nuove queste carte, però so che per molti fan, molta gente che ci segue, erano tanto aspettate e quindi eccoci qua. Allora, Librarian Format. Intanto, vi dico subito, la banlist è la stessa identica. Vediamo al volo cosa è uscito. Vi mostro proprio un frame di Gold Series 4, che hanno ristampato un po' di carte che costavano tanto. Hanno ristampato il BLS, che ricordiamolo, Jacopo, era ancora bannato. Era bannato, la gente... Ma perché lo ristampi? Perché porca miseria, che schifo sta Gold Series. Che schifo, sì, infatti, carte bannate. Chissà come mai l'hanno ristampato. Ma andiamo a vedere il sugo, ciò che è uscito in questo formato. L'unica vera rivoluzione in questo formato è stato questo singolo structure deck che ha fatto uscire queste tre carte. Poi forse di common, non so se è uscito qualcos'altro, forse sì, ma ci interessa? Boh, nulla di nuovo. Parliamo intanto al volissimo, per chi non sapesse, come funzionano le carte Xyz, perché anch'io mi ricordo la prima volta che le vidi dopo anni che avevo smesso di giocare, dico, ma che cazzo sono ste carte nere? Perché hanno le stelle dall'altro lato? Allora, partiamo con numero 39, Utopia. Allora, la meccanica dei mostri Xyz, o XYZ per chi volesse, è la seguente. Tu hai bisogno, generalmente, poi in futuro ci hanno carte con condizioni diverse, di avere due mostri sul terreno scoperti con lo stesso livello. Quindi addirittura più facile da comprendere rispetto ai sincro. Non servono tuner, non tuner, fare somme... No, cioè, due mostri con lo stesso livello. In questo caso, numero 39 Utopia, gli servono due mostri di livello 4, generici, qualsiasi mostro di livello 4. Ricordiamo anche, importante, che Utopia, anzi, tutti i mostri Xyz non hanno un livello, ma hanno un rango. Quindi sono, diciamo, possiamo dire, immuni a tutte quelle meccaniche che comprendono i mostri che hanno un tot livello, tipo, i mostri di livello 4 superiore non possono attaccare, giusto per far capire la differenza tra livello e rango. Loro hanno un rango e hanno le stelle, infatti, dall'altro lato. Quindi non ci potete sincrare, non hanno un livello. Non è considerato un livello, non è considerato un livello, sono mostri di livello, non esiste. Hanno soltanto un rango. E come si evocano? In questo caso, numero 39 Utopia richiede due mostri di livello 4, voi dovete sovrapporli proprio con le carte fisiche, mettete uno sopra l'altro, tipo castello, e poi ci infilate sopra il mostro Xyz. Quindi il mostro Xyz, in gergo chiamato overlay, il mostro Xyz in questo caso avrà dei materiali attaccati sotto la carta e tutti i mostri Xyz li utilizzano per fare i loro effetti. Per esempio, numero 39 dice: quando un mostro dichiara un attacco, puoi staccare un materiale, quindi prenderlo letteralmente da sotto la sua carta e mandarlo al cimitero per negare l'attacco. Se questa carta viene targettata da un attacco e non ha materiale attaccata, quindi avete già scartati entrambi, viene distrutta. Qual è la parte forte degli Xyz? Cosa rende così forti gli Xyz come meccanica? Il fatto che tu, con i semplici mostri che giocheresti normalmente, ok, i vari mostri livello 3, livello 4, tutte queste cose qua, Tengu per esempio, che è un livello 4 e quando se ne va dal terreno ne evochi un altro, eccetera, è il fatto che tu abbia questa toolbox costante all'interno dell'extra deck, addirittura più accessibile dei sincro, perché come abbiamo detto c'è... Le condizioni sono più semplici, servono due mostri dello stesso livello. Quindi quando tu hai i tuoi due livelli 4, magari c'hai, che ne so, Tengu in campo, e poi evochi Breaker per spaccare magia e trappola, ti ritrovi con un 1700 o un 1600 che fanno potenzialmente nulla. Magari l'oppo c'ha un mostro grosso, cosa fai? Overlay, puff. Utopia, 2005 d'attacco, che nega due attacchi. È buono in generale anche semplicemente per avere un body più grosso. Magari in Battle Phase 2 già picchiato con entrambi livello 4, cosa fai? Overlay, tiri fuori Utopia. Quindi, Utopia è la carta principale, soprattutto la carta del protagonista dell'anime, di Zexal. Poi abbiamo gli altri due Xyz, questo qua è il rango 3, Grenosaurus, due mostri di livello 3. Quando questa carta distrugge un mostro dell'opponent in battaglia, lo manda al cimitero, puoi staccare un materiale e infliggere 1000 life points. L'effetto non è molto forte, ma la cosa forte di questa carta è che è un 2000 che cali facendo due livelli 3. E caro Jacopo, che carta avevamo preventivato sarebbe diventata forte come livello 3?
la tour guide, che ai tempi, ragazzi, io ne sbustai una, però non avevo internet, quindi non sapevo sarebbero usciti gli Xyz, e alla fumetteria qualche birbone me l'ha scambiata per 10 euro e gatta, roba così, capito? Prima che arrivasse a quei 130-140 euro dell'epoca, che io mi ricordo ancora, mi fa ancora male il cuoricino, e arrivate a quelle cifre veramente importanti, quindi non ho più visto una tour guide fino al 2020. Perfetto. Ricordiamo, molto molto importante, in questo specifico formato e solo in questo formato, quindi al prossimo questa cosa verrà cambiata per è troppo forte, tour guide, ricordiamo, quando abbiamo evocato normal, evochi un altro demone di livello 3 dal mazzo, ovvero Sangan. Sangan in questo formato si attivava anche quando staccato da un Xyz, quindi è molto forte, tu evochi il tuo Xyz di livello 3 e quando stacchi Sangan, puff, ti prendi una... Quindi non solo ti fa il più uno tour guide che ti evoca un mostro dal deck, ti piazzi un bel 2000 in attacco che inizia a picchiare, ma quando lo stacchi per l'effetto Xyz lo mandi al cimitero, attivi di nuovo Sangan e ti prendi quello che vuoi dal deck. È una roba illegale. L'unica cosa che non lo rende così tanto sbroccato in questo formato è che Grenosaurus, al contrario di mostre che vedremo nel prossimo formato, non lo può staccare a caso, deve comunque distruggere in battaglia un mostro avversario e mandarlo al cimitero, quindi non puoi tipo fare Leviatano come sarà successivamente, che fai boom doppio livello 3 Leviatano, stacchi, diventa un 2005, ti sei pure tutto qualsiasi cosa tu voglia di Sangan, che sarebbe stato illegale, ma in questo formato Sangan può aggiungere la mano se viene staccato, sì, da, perché da lui non era ancora chiaro che cosa succede, cosa sono i mostri materiali sotto l'Xyz, se sono nel terreno o meno, perché Sangan deve essere mandato dal terreno al cimitero, quindi quando stai sotto l'Xyz non sei proprio nel terreno. E quindi questo formato è andato così. E per finire abbiamo l'ultimo mostro Xyz di questo deck, che è Gachi Gachi Gantetsu, un bel tripone con 1008 di difesa di rango 2. E se questa carta scoperta verrebbe distrutta, puoi invece staccare un materiale e non distrugge, e salvarla. I mostri scoperti che controlli guadagnano 200 di attacco e di difesa per ogni materiale Xyz attaccato a questa carta. È un buon effettino. Caro Jacopo, quale mazzo diventa forte grazie a questo mostro Xyz? I Fada, finalmente Venere a value. Esatto. Paghiamo questi 1.500 e tiriamo fuori queste tre palle, due diventano queste, e abbiamo una Venere 2000, un 2002 in difesa e più un'altra palla d'avanzo che non fa mai male, voglio esatto. dire. Che spesso sarà della mano, perché tu l'hai fatta sembrare che forte, evochi più tre istantaneamente... No. La maggior parte delle volte partite con almeno una palla nella mano, che non servirà a niente. Quando sarete sfortunati, almeno due, diciamolo. E quando parti con due palle in mano, puoi concedere direttamente la partita. Perché vabbè, dai, ne setti una come bluff e poi dopo... Ah, sì, si sa mai. Si fixa. Esatto. Quindi questi sono i mostri Xyz. Andiamo a vedere i mazzi che giocheremo oggi. Io rigiocherò perché... Vedete, io dico ogni volta, ma ogni volta giocare mazzi diversi. Stavolta rigioco il mazzo dello scorso episodio, ovviamente rimodificato un minimo, perché così imparo. E quindi sono di nuovo con Plant Synchro. Diciamo che lo giochi anche perché è rappresentativo del formato, voglio dire. Sì, c'è da farlo vedere. Anche perché questo qua ha vinto. Cioè, non è che lo sono andato a scegliere. È il primo posto, sia chiaro. E penso che ne vedremo tanti anche i prossimi formati, perché attualmente è molto forte. Però, dico, nella scelta lo gioco io anziché Jacopo, perché così almeno ho un po' di esperienza e non faccio delle gastronerie che sono solito fare. Vediamo due per di Breaker. Penso che sia per il grande numero di stun che abbiamo trovato all'interno della Top Cut. Ci sono veramente tanti mazzi stun, tanti mazzi necrovalle e tutte ste cazzate qua. Gadget. Che hanno acquisito value con questi Xyz rango 4. Esatto. Con Utopia questi. Sì, una ce n'è. Questi, uno. E con ultima offerta 3, ricordiamo, che è stata stirata fuori di prigione. Giochiamo al solito pacchetto piante, lo sappiamo. Due per di Max C di main. Lui è un visionario. Secondo me ha visto qualcosa con questo doppio Max C. Sono sicuro che io lo butterò a cazzo di cane. Cioè, proprio non ho la certezza assoluta che lo giocherò malissimo. Ma iniziamo a vedere i Max C, ragazzi. Inizia l'epoca del Max C. Tre per di Tengu e soprattutto tre per di Tour Guide con il Sangan. Le magie
le conosciamo tutte, penso sia non troppo... Ah, poi ho preso molta value, diciamolo, Mind Control ulteriormente, perché ora non solo ti puoi prendere, sì, tuner, mostre e fai sincro, ma pure mostre magari di livello 4, poiché evocato, breaker, spacchi una carta, magari l'oppo c'ha un suo mostro di livello 4, Mind Control, puffete, e tira fuori, numero 39 utopia. Quindi Mind Control ha preso ancora più value grazie a questa nuova meccanica, questa nuova toolbox che abbiamo nell'extra deck, e le trappole sono sempre quelle. La side di questo mazzo è abbastanza stun a sua volta, abbiamo il 2x del Banisher of the Radiance, ricordiamo per chi non lo conoscesse, tutte le carte che dovrebbero fino al cimitero vengono invece bandite. Poi abbiamo il pachicefalo per evitare le special o per spaccare la board delle evocazioni speciali, 2x direi io per non far aggiungere carte, anche qui negare una special, 2x della lancia e Chain Disappearance. Abbiamo questa carta che l'ho letta prima perché non l'avevo mai vista, che è Chain Whirlwind, attiva soltanto quando una carta sul terreno viene distrutta da un effetto. Selezioni due magie trappole sul terreno e distruggi. Quindi è tipo Tifone che spacca due, però in risoluzione di una carta che ha spaccato una carta sul terreno. Mirror Force Decide, ok, e, la tempesta potente dei poveri e quest'altro. Nell'extra deck iniziamo a vedere dei colori finalmente, Jacopo. Vediamo dei colori diversi. Oltre al bianco abbiamo finalmente aggiunto anche il nero, perché serve la parità, ragazzi, giusto? Dico bene? Ah, poi un'altra cosa che una cosa che non abbiamo detto, ce l'hanno dimenticati, ma abbiamo detto nell'episodio precedente, il Librarian. Abbiamo già detto nello scorso episodio, ma lo ripetiamo, questa carta era uscita come price card precedentemente, ma è uscita come carta promozionale dello Shonen Jump e di conseguenza è diventata accessibile. Livello 5 sincro, generico. E oltretutto l'unico TG per adesso generico, gli altri sono tutti lockati in TG, ed è penso il motivo per cui sia diventata anche così forte. Quando un mostro sincro viene evocato, peschi una carta, fine, e deve essere scoperto sul terreno per attivare, e non funziona su di lui, quindi non conta lui ovviamente, però nel momento in cui lo tiri fuori comunque è un 2004. E ricordiamo che per adesso i 5 generici ce n'erano pochi di validi, principalmente Catastor e l'androide magico, che alla fine poi l'android era un 2004 che non faceva niente, cioè ti dava un po' di flebo, ma finita lì. Questo qua è per ogni Synchro Summon peschi, oltretutto non solo le tue ma anche dell'oppo, quindi se l'oppo vuole tirar fuori un mostro sincro per rispondere a questa carta, tu comunque hai pescato uno, capito? Quindi niente male. E infatti vediamo oltretutto qua nel semaforo che non è mai stato bannato, però comunque l'hanno abbastanza imitato, perché pescare è molto forte in questo videogioco. Abbiamo il Trishula e abbiamo il rango 3 e il rango 4. Il 2 no, perché boh, cosa facciamo? Evochiamo due Maxi per tirarlo fuori? Non penso proprio, quindi niente livello 2. E poi abbiamo il mazzo del Tegame. Jacopo, raccontaci di questo deck. C'è poco da dire, Rick. Questo è il classico deck clava. E questo formato era pieno di stun deck, c'erano davvero tanti, e TG è una delle opzioni migliori. Gioca comunque questo deck sia i Tengu, che sono dei 1700 guerriero bestia, poi vediamo perché saranno rilevanti, sia le Durguide, perché ragazzi, le Durguide con Sangan sono carte forti a prescindere. Sì sì. Poi c'è anche la Mono Wangu, cioè che la Mono Wangu perché anche lei è bestia, sì, che vedremo più tardi. I motori di questo deck però sono questi TG. TG che abbiamo visto nello scorso formato, che se muoiono ti danno un altro pezzo, e che possono essere potenziati, essendo tutti bestie, guerriero bestia, da una carta trappola molto molto carina, che falla vedere un po', Rick, vicino. Eccola qua, mostrata, ma adesso la rifacciamo vedere. Il corno bestie fantasma, che vi permette di targettare un mostro bestia, guerriero bestia, che controlli, lo equipaggi e guadagni 800 attacco. E ogni volta che quel mostro distrugge un mostro avversario in battaglia e lo manda al cimitero, peschi una carta. Una carta che puoi fare un damage, quindi subito ti fa pescare subito una carta, ti dà subito il vantaggio carte e rimane quella roba lì. E una Wangu, per esempio, equipaggiata con questo, diventa un 2005 che pesca carte, i piccoli non li puoi evocare, fa davvero davvero paura. Assieme a questo abbiamo ovviamente le varie staple, le Dwighty, Prigioni, Mirror, quello che ci pare, Oppression, roba varia, e anche la trappolina dei TG, l'infamata, eccola, che è praticamente Creature Swap, ma meglio, perché scegli tu oltretutto. Sì, sì, tu scegli il mostro avversario ed è anche trappola, quindi puoi anche rompere le combo, far robe, esatto, durante il turno dell'oppo, fortissima secondo e me. E poi TG all'avversario, vi ricordo che se li distruggete vanno nel vostro cimitero e l'effetto di aggiungere in enfase proc a voi. Esatto. Ho notato che c'è anche questa carta che non so se abbiamo mai visto,
L'abbiamo vista in Xaber, che portava Pashul, e questo qui ci porta semplicemente ad Ek, il nostro tunnel di livello 2. Okay. E basta, sempre lo fai durante l'end phase dell'avversario oppure nella battle phase dell'avversario, in modo da non skippare la tua battle phase in pratica, perché è solo nel turno in cui la attivi. Quindi la fai nel turno dell'avversario e ti aggiungi in end il pezzo, oppure ti evochi il tuner, comunque fai questa roba qui. La side. Partiamo un po' con particolare. Con una carta molto speziata, il re delle bestie Barbaros. E è un 1009 in pratica, se lo evocate normal senza tributi, e è accompagnato da queste due skill drain che appunto quando lo sbiancano lo fanno tornare un 3000. Esatto. Siccome questo mazzo gioca tanti ciccioni, perché deve potenziare tutti quel corno, puoi giocare tranquillamente sotto a skill drain. Esatto. Abbiamo oltretutto, c'è anche quell'effetto, dici, capita una volta ogni 100 partite. Mai. Se tributi tre mostri per evocarlo, fai Ray Jackie. Non capita mai. Ci ho provato una volta, mi sono preso Starlight Road, ho detto non lo faccio mai più nella vita mia. Vabbè, però siamo a liste aperte, potrebbe capitare. Va bene. Abbiamo poi, i Cyber Draghi, un po' di Monobear, Max C, Corvo, Thunder King, che è una carta fortissima. Sì. E anche una terreno un po' particolare. Immagino che questa sia soprattutto magari per avere quel vantaggio un po' magari nel mirror di mazzi stun. Sì, che soprattutto per evitare necrovalle, penso. Non le eviti, però... in realtà, penso, perché dice Field Spell Cards non possono essere attivate. Non puoi attivare necrovalle. Ma te la skippa solo di un turno, te la skippa in realtà, perché al tempo c'era ancora il ruling... c'è una field unica, quindi anche se non l'attivi la setti e questa scoppia, però poi c'è quell'altro effetto che dice le magie terreno non possono essere attivate durante il turno in cui questa carta viene distrutta. Diciamo quindi che sì, la necro la ritardi di un turno, però non è proprio eccezione, però la puoi giocare tu contro necrovalle per togliere la sua necrovalle, pompare i tuoi mostri bestie che sono quasi tutti bestie praticamente. Sì, 100% attacco per il mostro al cimitero. Esatto. Quindi comunque qualcosina la fa. Ecco, diciamo contro, nello specifico contro il Mazzistan, contro la Necrovalle, questa carta qua è molto buona. Sì. Una tech interessante. Sì. Poi abbiamo Tifone, Starlight Rot, Dust, solite cose. E nell'extra deck non abbiamo Xyzi rango 4. Uno secondo me ce lo poteva infilare, sto pagliaccio. Sì, però... in effetti. Dei livelli 4 ce ne sono un paio, effettivamente. Però va bene, i due Granosauro ci può anche stare, io un altro livello 4 forse ci provo a infilarlo. Abbiamo poi i classici mostri bianchi, i due di archetipo e poi il resto tutto standard. C'è Librarian, tra l'altro c'è anche il Naturia, Barkion, che lo vediamo ritornare perché comunque abbiamo parecchi mostri terra qui. Sì. E 2 più 4 lo si fa terra. Molto semplicemente. Okay. Questo è quanto, il resto è quello. Bene, ragazzi, ci becchiamo con la best of 3. Vediamo se il Tegame ha capito. Ha capito cosa non deve fare. Ho capito non cosa non devo fare, ma cosa devo fare. Jacopo, ragazzi, io vi dice che non è così, ma secondo me si allena. Lui si allena a fare sasso, carta, forbice. 50 ogni mattina, 50 lanci. Va allora, bene. Stand by phase, main phase. Dunque. Ti dico che faccio così. Sembra una buona partenza. Ricordami quanti soldi hai appena buttato? Questi sono un centinaio di euro. Ok. Allora. Nel dubbio, questa mi sembra una bella carta. Il warning, attenzione. Mi ricordi, Tempesta non c'è ancora, vero? No, dicono di no. Dicono non di c'è no. ancora, non so se torna, sarò sincero. Forse la rimettono un po' più avanti. Ti dico che tiro fuori, ci devo pensare qui, è tosta. Pensaci. Vai, il mio floodgate. Urca, è quello, è un floodgate. Che conosci bene. È forte. Pesco. Stand by. Vado in main. Allora, vediamo un po'. Nel mazzo del Tegame io conosco il warning. C'è un warning settato e l'altra carta può essere letteralmente qualsiasi cosa. Per esempio, la butto lì, un cornetto potrebbe essere... Improbabile. Sì, non penso nemmeno io, ma sai com'è. E sembra effettivamente una buona partenza. Vediamo un po' se posso farci qualcosa qui, perché non è per niente facile la situazione. Ora, io so che è il corno. Io non so se quanto ai tempi fosse di moda ai tempi il corno. Allora, io penso che se vedi la Wangu, hai visto che era anche TG, dici? Secondo me te lo aspetti, sì, perché hai visto sia la Wangu che la trappola TG. Ok. Dalla duality, no? Mm-hmm. Quindi il corno te lo puoi aspettare. Però chi lo sa, potrebbe non essere qui. Cioè, sì, potrebbe... È raro, praticamente è impossibile, raro. Rick. Sì. Non...
Assolutamente sì. Boh, proviamo a fare questa cosa qui. Diciamo che non ci arrischiamo. Penso proprio di no. Beh, direi di no. Penso proprio di no. Va bene. Allora faccio così e faccio così. Infatti penso che uno dei motivi per cui si gioca forse Breaker è anche per togliere sto corno di merda. Può essere. Il mio mazzo ne gioca addirittura due. Memphis. Guarda, io ti dico che a me mettere pressione non dispiace. Sembra forte, va bene. E io dico che picchio. Bam. E allora, ricordami un attimo, il corno puoi equipaggiarlo, sì, anche alla, sia alla bestia che al guerriero bestia. Mi sembra sia bestia e guerriero bestia, sì. Ok. Sì. Uff. Però solo se spacca il mostro pesca. Ok, prendiamo questi 1007. E lo devi mandare al cimitero, quindi non funziona sui token. Ok, chiaro. Attacchi anche con la Wangu. Sì. La Wangu penso che gli faccio book. Ok. Memphis 2. Prego. Pesco. Stand by. E poi vado in main. Questo potrebbe essere una buona giocata. Ma io quasi quasi ci provo. Grenade. Per dirci bacco. Non c'è tempesta, però qualcosina c'è. Ok. Io non so se è corretta questa cosa qui, ma in teoria sì. Tengu. Va bene. E poi Max C. Ok. E poi Battle. Capisco. Ora capisco. Ora capisci. È obbligatorio l'effetto. Yes. Quindi Tengu, pesco uno. Attacco. Prego. Tengu. Prego. Il tegame ce l'hai in mano. No, ne gioco due adesso. Sì. Sì, immagino, con la lista aperta soprattutto. Però comunque una bella giocata questa. È worth comunque per me due, perché le faccio così. Sì, no. Però era una bella giocata questa al max. Alla fine hai ciclato una carta e... Cioè, se evocavi il terzo Tengu, ero contento. Se non lo evochi, sono contento lo stesso perché contento ti tolgo uguale. La Wangu e sei senza board. Ok. Abbiamo fatto il nostro, devo dire. Una bella giocata senza dubbio. Stand by phase Memphis. Yes. Allora, quella settata che cosa può essere in realtà? Ma guarda, nel dubbio. Faccio tifone qui. Probabilmente sarà un... Ok, non penso ci possa evocare il Max C. Cos'è? Una carta misteriosa. Ok. E vai. Pesco. Ci accontentiamo. Stand by. E vado in main. Yes. Il torrenziale nel tuo mazzo potrebbe essere Tengu, però Tengu torrential alla fine non sono triste per niente. Potrei fare così e poi così, però mi serve qualcosa a far questo. Fammi vedere un attimo che abbiamo nel porta oggetti qui. Fammi un po' vedere. Beh, oddio, posso fare in realtà delle cose. Fermi tutti. Questo sarebbe carino da fare. Proviamo ad andare in battle. Yes. Se ne va. Il Warwolf se ne va. Main 2. Entra. Entra, mi dici. Che c'hai quell'altro? Entra, sì. E allora facciamo effetto. Posso mandare al cimitero anche il secondo Longfire direttamente? Sì. Ok, effetto. Poi, adesso penso un attimo alla scelta. Direi che mi piace lui. Cosa ne pensi? Una bella carta. Una bellissima scelta. E direi che faccio così. E tiriamo fuori. Allora, io sono indeciso in realtà, perché possiamo fare la carta nuova, il Librarian, così per eventualmente fare qualche peschino, oppure Catastor, perché dovesse averci lì settato probabilmente, se non sicuramente, un corno. Il Catastor ci passa oltre, perché quelli grossi non sono oscurità, quindi se io gioco il Catastor ti metto un po' in difficoltà, giusto caro Jacopo? Penso di sì. Potrebbe. Mi sembra fastidioso il Catastor, quindi vado col Catastor per giocare intorno al tuo corno, sennò qua sarebbe stato da fare il Librarian. E puoi andare. In hand aggiungo per il Werewolf. Sì, ok. Mi prendo lo Striker. Eccolo lì. Stand by phase Memphis. Un po' mi rattrista tutto ciò. Non so se ho fatto la giocata giusta. Perché adesso sono costretto a fare una mossa un po' ambigua. Penso di averla capita la mossa ambigua. Evoco special. Sì. Evoco normal.
Sì. Arriva Brionac. Sì. Ok. Arriva decisamente Brionac. Però secondo me ci sta. Effetti okay. Brio. Addio. Picchio. Ce li prendiamo. Ce li prendiamo. Metto su un timer almeno, dai. Eh sì. Prego. Draw. Stand by. Vado in main. Allora, yes. Noi presumiamo che ci sia un corno lì sotto che non puoi utilizzare. Almeno da come hai giocato fin dall'inizio, mi dà l'impressione che tu volessi giocare sto corno. Quindi, come possiamo fare? Noi abbiamo una spora al cimitero e con Longfire tornerebbe come livello 4. Tornerebbe come livello 4, se no posso fare questa combo qui. Oh, questa sarebbe bellissima, ma... Oddio, potremmo effettivamente farla. Questo più questo... diventerebbe molto molto grosso. Sicuramente ci avresti delle robe, però io ci provo. Tanto se c'hai dei solenni o robe varie ci accontentiamo. Debris. Effetto su... Beh, intanto devi dirmi se entra. Ah, entra, sì. Ok, senza pensarci troppo. Un Longfire. Longfire, no, fermo. Oh, ecco, ok. Va perché bene. Posso farlo anche su un effetto che avevo che specie. È vero. Ok, e va bene, non è che potessi far più di tanto da questo punto di vista. E setto 1 e passo. Stand by phase, main phase. Battle. Hem. Aia. Prego. Draw. E c'è un timer importante adesso. Stand by, main. C'è un timer importante, caro Tegame, c'è proprio ragione. Fammi leggere bene tutte le mie carte, che non voglio fare delle marachelle qua. La carta che è in mano potrebbe essere anche un buco nero, per quanto mi riguarda. Pensiamo più che altro a cosa potresti avere in mano. Potresti avere un mostro e non aver voluto committare. Potresti avere un buco nero. Un Effect Veiler pure potrebbe essere, è vero. Tutte le altre carte mi sento dire che le avresti giocate. Meno che non sia uno Striker, perché con il Rino saresti andato in Lethal, però sì. C'è anche l'eventualità in cui non volessi rischiare. Esatto. Non l'hai rimbalzata, quindi, perché non ti sarebbe servito. Dobbiamo pensare un attimo. Il top deck che ho fatto non è molto bello, purtroppo. Così lasciamo stare. Ok, penso che la giocata sia la seguente. Oddio, però... è molto rischioso fare così. Allora, aspetta. Allora, effetto di spora. Banno. Prego. E arriva come livello 4. Yes. E Dandy. Proprio lui. Facciamo una bella sincro. Esce fuori. Non è l'unico livello 7 che ho, ma è l'unico livello 7 che ha senso fare. Lui. E effetto di Dandy. Evocazione entra. Vuoi fare anche l'effetto di rosa nera? No, ok. Vabbè. No, non lo faccio l'effetto di rosa nera. Vabbè. Non mi piace molto, mi dispiace. Non lo farò. Però giusto quei 100 d'attacco in più che mi fanno molto molto comodo. E in main 2 faccio così. E lei può andare. Stand by phase, main phase. Sì. C'hai una set, questo settallo non c'ha senso perché tanto sei pieno di pianta. Perché lo sai il secondo effetto di rosa nera, sì? Sì, è quello che rievoca. No, bandisci pianta. Ah, bandisco e... sposta attacco e manda a zero, sì. È vero. Evoco norma. Direi che entra. Picchio un token. Allora, giusto per chiarire, se tu ci avessi, tu non pescheresti perché non lo mandi al cimitero, esatto. Con il corno. Va bene. C'è chiaramente qualcosa sotto. Possono essere due corni? No, non potrebbero mai essere due corni, Jacopo. Non ci credo. Non credo che possano essere due corni. Pesco. Stand by e vado in main. Io direi che quella nuova la sfioriamo subito. Non sarebbero mai potuti essere due corni, chiaramente. Impossibile. Confermo che è impossibile. Se io faccio questa cosa qui, può aver senso. Direi che proviamo a picchiare qua. Li prendiamo. Tutti tranquilli. E passiamo. In end, attivo l'effetto di Warwolf. Sì. E mi prendo in mano il Rino. È lui. È Evoco normal. Entra. Picchio il token. Il token, va bene, lo hai picchiato. Diventa un 2000. Il ritorno si spompa. Eh sì.
Prego. Noi abbiamo letto che uno di quelli è al 99% il corno. Con il corno tu andresti a 2004 precisi per matchare il mio rosa nera. Pesche, no, non so se peschi, no, perché va al cimitero, non penso si attiva se si schianta. Se dovessi schiantarsi col corno, non peschi uno, giusto? Non penso di pescare, no. Non peschi perché al cimitero l'effetto non c'è. Deve più. Deve mandarlo poi al cimitero, quindi si spacca prima il mostro, non si disequipa, non pesco. Ok. Io potrei fare questa cosa qui. Ma quante robe che c'hai lì. Vabbè, va bene. Start. Stand by. Yes. Main. Domanda, livello di spore al cimitero adesso è 1, giusto? Non sì, rimane sì, perma, sì. Chiaro. Io posso fare così e così. Il problema è che corno mi manda pari pari. Ma se io facessi così... Io improvviso. Call. Targhetto Lone Fire Blossom. Lone Fire Blossom targhetti. Sì. È rimasto dentro il bulbo, ti è rimasto. Mm-hmm. E poi potresti fare. Pensa un attimo. Sì. Pago 1000. Jacopo paga 1000. E allora a questo punto, Sangan. Yes. Attacco. Ai ai ai, 800. Eh sì. Attacco. Paghi 1000 pure tu? Pago 1000. Ce l'avevo pensato. Infatti ero molto indeciso lì. Ok. Ce la siamo giocata questa. Sì. Questa sì. Ce la siamo giocata a dovere, cazzo. È stata bella giocata col Tengu. Per me quella era veramente una win-win situation. Però penso tu abbia fatto il tuo. Sì. Ho visto il corno un po' tardi, purtroppo. Ho visto solo un corno, quello lì. Ti serve un po' per prendere il vantaggio. Però i Tengu belli strong. Sì, se l'avessi avuto del mazzo, ok, l'altro Tengu, ti avrei comunque attaccato la Wangu, ti avrei lasciato Tengu in campo, però pescavo uno in più, quindi in ogni caso era un vantaggio carte di uno per me. Punta, però metterò uno di questi. Vai. Testiamo. Proviamo. Ne approfitto, come sempre, ragazzi, mentre Jacopo fa il suo primo turno, di iscrivervi al canale, passare anche al canale di Buon Jacopo che è in descrizione, a comprare il merch. Ci sono delle bellissime sleeve e playmat che potete prendere al sito di Fantasia Store per vincere i vostri locker oppure perderli. Qua non... perché qui siamo onesti. Si possono anche perdere. Non vendo sogni, ma soldi della realtà, come diceva qualcuno in televisione. E... Vabbè, io inizio con una delle partenze più forti del gioco. Normal summon effetto. Mi sembra forte, Jacopo. E beh. Entra qui il nostro caro amico Sangan. Certo. Non può essere utilizzato come sincro materiale, purtroppo. No. Però puoi fare questa bellissima... Possiamo fare questa schifezza. E ricordiamo che questo è l'unico formato in cui, staccando Sangan, si attiva l'effetto. Dal prossimo non potrà più essere fatta questa esatto, cosa. Esatto, quindi infatti era rottissimo e Tourguide era arrivato a 170 euro. Prego. Evviva. Start turn. Stand by. Vado in main. Yes. Jacopo, è così bello questa tua giocata che io provo a fare questa cosa qui. Anche tu? Io provo a fare effetto. Io provo a incatenare questa carta qui. Penso che tu l'abbia fatto. Ringrazio. Sì. Il Tegame mi ringrazia. A questo punto... Il classico dilemma. Che faccio? Faccio pescare un'altra carta e o rimane? Sono costretto. E faccio anch'io questo. Perfetto. E Jacopo ha fatto Pot of Greed. Attacco. Ci siamo tutti e due. Aspetta. Battle step. Certo. In difesa. Ok. Quindi il mio Grenosauro muore. Esatto. Attivi il suo effetto, immagino. Effetto, prendi 1000. Sì, io attivo e faccio, anche... detach qua. Ok. E attiviamo tutti e due Sangan. Esatto. Allora, prima mi sa prima che c'è il mio perché muore. Prima c'è e tu te, sì. No, perché non so se va prima al cimitero. Sì, va prima al cimitero sì, e poi sì, stacchi. E poi faccio io l'effetto. Sì. Vabbè, prendi tanto. Aggiungo cioè, la domanda alla è, mano... cambierà qualcosa? TG Striker. Yes. Io mi prendo in mano. Oddio, queste pure sono molto belle come carte. Non so se voglio prendere questo, perché c'ho comunque questo, oppure prendere questo. Secondo me questa penso sia la mossa migliore. Prendere un bello on fire, che comunque non fa mai schifo. In main 2 poi esiguo il settaggio e il passaggio. Ok.
tante carte in mano. Ne sono molto molto lieto. Immagino. Beh, hai fatto un bel più uno con quel Max C. Vuoi fare qualcosa in stand by phase? Tipo cosa? Non lo so. Vuoi suggerirmi? No, sì, non faccio... No, vai pure. Evoco... Fai le tue special. Special. Signor TG Striker. Va bene. E sull'evocazione special TG Striker, scusa, sì. Attivo dalla mano il mio Werewolf. Sì, certo. C'è anche lui, molto forte. Sincro tutti e due per fare una nostra la carta nuova amica. Allora TG Wonder Magician. Paghiamo? Paghi. E questa carta, siccome non è stata distrutta nel terreno, non pesco niente. Esatto. È come se non fosse mai entrata. Qua mi aspettavo un pago 1000 da parte tua, mi è andata bene. È andata bene. Evoco Norma il mio Rhino. C'è, chiaramente. Che qualcosa a fine main? No. Entro in battle, sì. Attacco e divento un 2000. Sì. E si spaccano entrambi. Ok. Meno male che è solo un 2000. Meno male. Effetto 2. Vado in end phase e attivo l'effetto del Rhino. Che sì. Mi aggiunge alla mano il Werewolf. Molto forte. E questo bel grind game che c'hai. Un bel vantaggio carte, devo dire. Complimenti, signor Tegame. Con quello strike, con quello, scusa, warning, hai prevenuto un più due. Una tragedia, sì, ho prevenuto una tragedia. Cava settata, pescava. Hanno prevenuto una tragedia, ragazzi. Allora, qua... Chi sono io per non fare questo? Proprio lui. Parte niente? Prego. Vabbè, 1007, proviamo. Riprendiamo. 1007, passaggio. Stand by phase, main phase. Allora, dico che faccio normal. C'è! Attivare qualcosa, no? Ti sto pensando se voglio traddare almeno questi Tengu o meno. Che tu, Mari, mi fai il giochetto con Max C dopo. Mari, ne traddo uno. Picchia. Va bene. Ok. Tengu. Ne traddo pure un altro, ci pensiamo. Questo per capire se ce n'hai un altro in mano. Vai. Io lo faccio. Invece no. Ok, va bene. E tu invece? Sì, se no non l'avresti mai fatto. Sì. Giusto così. Dico che per il momento mi sa che... Oh, quasi a toglietro pure sto schifo. No, rimaniamo così. Perché? Dai, ma che t'ha fatto? Pesco. Facciamo... Main. Vediamo se entra il bulbino. Provo a fare così. Vediamo un po' se mi viene scassato istantaneamente. Ci non proviamo. Ci ho pensato due volte. Paghi 800 e l'hai fatto. L'hai fatto e a questo punto direi che passiamo. E beh, eseguiamo il grande passaggio qui. Siamo in un buono spot, devo dire. Sei un ottimo spot, caro Jacopo, sì. Mi piace essere in questo spot. Sembra questo ancora migliore. Sì, è ancora più forte. 34. Quel Royal Oppression. Mi confermi che Tempesta non esiste? No, ancora. No. Se è confermato, lo setto una carta. Sì. Stand by main. Non per nulla questo deck si chiama TG Stun. Un nome e una garanzia. Beh, vediamo se parte qualcosa. Perdi in cibacco. però c'è senso. Va bene, attivo Starlight Road. Ah, ok, merda. Cioè, puoi pagare 800, però tu. Penso proprio che pagherò 800. Per Royal Oppression, sì. Tanto non penso ci avrà più value così. Almeno vai sotto poi life. Perché sotto li hai spaccati? Perché non me l'hai annullata. Annulla proprio la carta. Annulli okay, tutta la carta. Sì. Ok, va bene. Era per farti pagare questi 800 così. Certo. Tra un po' posso ricominciare a specialare anche volendo. Certo. Ah, noi siamo con le pezze al culo per adesso. Però... questa mossa non te l'aspetti. Ho fatto la move. Stand by phase, main phase. Ti dico che setto. E io non mi aspetto la tua di mossa invece. Grande move. Sì. Pesante questo oppression, eh? Sì, parecchio. Sto pensando se può aver senso farti pagare delle robe oppure no. Però non la saprei, Rick. Non lo so nemmeno io, purtroppo. Ne ho tanti life ancora. Sì. Ne hai tanti. Direi che passo. Stand by phase, main phase. Tu puoi farmi lo swap con un mostro settato? No, devo targettare un TG. Ah, ok, però se il mio mostro è settato, sì.
Sì, sì, sì. Cioè, sì. Puoi scambiare il tuo TG scoperto con un mio mostro settato. Sì. Posso farlo? Okay, devo avere però un TG scoperto. Certo. Eccolo. Flippo. Certo. Entro in battle. Sì. Picchio. Ok. Andiamo in damage? Sì. Va bene. Si flippa per Dincibacco, maledetto. È grosso, eh. È troppo grosso. È grosso! Prendo sti 800. Che devo raccontare? Speravo infatti non ci avessi il Rhino. Ho detto, questo sta sopra, a meno che non tiri fuori due corni. Che palo. Caro Tegame. Il palo, decisamente. Stand by e poi main. Eseguo il set di una carta e passo. Sembra face main. È rimasto poco da pagarti, eh. Poco poco. Ah beh, a me sì, purtroppo. Evoco normal. Se entra l'evocazione? L'evocazione entra. Attivo l'effetto. Allora, fammi vedere un attimo cosa c'hai tu. Ah, cazzo, tu c'hai un altro livello 3, è vero. Un altro tour guide, Odin. Sì, e no, dico, c'hai anche un altro dinosauro di livelli 3. Sì. Non basterebbe comunque picchiare il debris. No, però con il corno all'improvviso basterebbe. Solo che è dinosauro quello. Ah, non è un bestia, è vero, è un dinosauro. Allora, fammi valutare un attimo. Perché se io pago, te la spacco, poi però dopo c'ho un pagamento solo. Invece se tiri fuori quello lì, cosa c'hai per togliermelo? Che tu, magari c'è lo swap in cui mi dai il TG, però tanto ce lo puoi fare a prescindere. Sono in una posizione un po' awkward. Forse mi conviene, cosa succede se te lo faccio entrare? Che ti entra, fai overlay, tiri fuori il 2000 e basta. Cioè fai quello. Sto pensando se hai modo per togliermi sto 2000. Io penso che tu senza Rhino attualmente non abbia nessun modo per togliermelo. O mi sfugge qualcosa. No, non mi pare tu ne abbia. Quasi quasi te lo lascerei anche. Cioè cosa... Tanto è una roba che dici, se pago 800 sì te la spacco, però... Ma io te lo lascio. Non so se è giusto, però la verità è che non vedo modi in cui tu possa andarmi sopra a questo. Sì, c'hai un mostro settato, però pace. Anzi, a maggior ragione... Sì, a maggior ragione, essendo che c'è il mostro settato, mi conviene far questa cosa. Sono... Quante otte ho? Parecchie, cavolo. Ma io ho già giocato due Rhino, tipo... Ah no, eccoli, ok, stanno qui dentro. Tante, ok. C'hai un Rhino, poi c'hai un corno settato sicuro. Chiaramente non hai il secondo, sennò qua... Probabilmente ci avresti pensato molto di meno, non lo so, come questa impressione. Tiro fuori lui. Sì. Il Grenosaurus. Ok. E passiamo. Bene, ma fino a un certo punto. No, abbastanza bene, devo dire. Probabilmente mi becco dei salami, però io ci provo. Breaker! Doveva arrivare un po' prima. Breaker. Entra l'evocazione? Entra. Ok. E allora proviamo a fare così. Provo a pagare 1000. Ok. Paga. Il Tegame paga 1000. Certo, è sempre senza tempesta potente, queste cose qua sono diventate troppo forti. Ce ne sono troppo forti. Oppression ce n'è solo una. Sì, però di skill drain ce ne sono di più, e tutti solenni, e tutte le trappole. Lo so. C'è un motivo se si giocano gli stand deck. Poi c'è un bel grind con sta roba, questi qua che si sostituiscono. Il bulbo ovviamente posso farlo una volta tutta la partita, giusto? Esatto. Esattamente come anche la spora. Sì, sì. Quindi se lo attivo tu paghi 800, lui rimarrà al cimitero. Esatto. Pressoché per sempre. Niente, signor Tegame, io qua mi sa che faccio la mossa del passo. È vero, non ci avevo pensato a skill drain, però anche ci avessi pensato, cioè, la verità è che devo fare qualcosa nella mia vita. Ti è rimasto pochi life, ti sono rimasti. Sì. Attacco. Damage. Siamo in damage. Attivo il corno su Werewolf. Penso. Così mi becco 400 e peschi 1. E beccherei 400, andrei a 1400. Se no, se mi fai questa cosa qui... Oh, in realtà è ok anche così, tanto beccherei 400 anche in quel modo lì. Direi che lo ceniamo. Ok. Quindi mi prendo... Sono tanti. Lui diventa un 400, ti becchi 1200. Sì. Ok. Aspetta, questo muore. Sì. E picchio anche col greno. 400.
Molto close sta partita, eh. Sì. Vado se non ci fosse stato la skill drain, forse non lo facevo. Però sì, sì. Prego. Sì. E hai preso il rhino? Sì. Il rhino, ok. Anche perché è rimasto tutto dentro. Ok. È rimasto un altro rhino e un altro werewolf, praticamente. Entrambi possiamo pagare una volta sola di oppression. Mi fa sì. molto ridere questa cosa. Se tu paghi 800, vai a 700. Hai il rhino, quindi non possiamo stallare per tanto perché corni ne hai un altri due. Un attimo qua, però non puoi attivare l'effetto. Ma non cambia niente, anche se non puoi attivare l'effetto del rhino, non ci cambia assolutamente diventa niente. Diventa un 2-4, diventerebbe. Ok, io posso fare così. Tanto que... Sì, sì. Oh, attenzione, qua partono un po' di robette. Fammi pensare benissimo. Qua devo prendere proprio la meditazione suprema, perché non è per niente facile sto game. Per niente. È molto facile anche che tu... Potresti avere anche un torrenziale, che è una peggio. Fai TT dopo che ho fatto normal e tutto, e poi mi meni col rhino dopo. Può succedere veramente di tutto qua. Secondo me far questo qui potrebbe essere interessante. Ma io quasi quasi vado. Mind control. Su di lui. Sì. Cosa pensi di riuscire a ottenere con questo mind control? Un altro tuner, spero. Questo è un bel tuner, devo dire, signor Tegame. Prego. Forse il fatto che... Allora, vabbè. Scopro. Certo. Sarò onesto, speravo non fosse un tuner. Posso dirlo? Speravo Puoi non dirlo. Fosse un tuner. Aspettiamo un attimo, con calma. La lasciamo qui per adesso, poi valutiamo cosa fare. Tu puoi pagare una volta, una sola volta. Oltretutto livello 2, ma Gantetsu non lo gioco, quindi anche questo è un po' una sfortuna. Non so se l'idea migliore, ma faccio così. E evoco Tour Guide. Prego. Non faccio effetto. Va benissimo. Ci siamo? Certo. Ci siamo. Facciamo così, mandiamo al patibolo Librarian. Yes, 800. Immaginavo. I miei ultimi 800. Gli ultimi 800 del Tegame. Tanto 800 sul bulbo non me li avresti mai pagati. La domanda no. è, voglio usarlo il bulbo giusto per avere una difesa in più? Però tu sei in quella situazione in cui, vabbè, un altro corno ce l'hai per forza, secondo me. Un altro corno ce l'hai per forza. Merda. Non so se è giusto o no. Io passo. Allora, esco. Sì. Oh, alleluia. Una delle carte potrebbe finire la partita. Potrebbe. Ok. Oddio, non so se potrebbe. Beh, c'è tanta roba buona. C'è roba buona. Che prendiamo? Tra i due, tra i tre, quasi questo. Ok. Prego. Pesco. Rischiato quasi. Sicurezza. Stand by main. Yes. Allora, tu hai preso lo swap. Mm-hmm. C'avrei anche una di prison lì, ma non è che si può far più di tanto. 700 life points. Possibile che non riesca a farti 700 life points? Questi casi che farebbe comodo un bel soldato cannone. Porca miseria. Il soldato cannone. No, perché c'è skill drain. Me lo tributi da solo, due volte. Soldato cannone, reborn, soldato cannone. Sì. Il Fanta Yugi. Devo pensare tantissimo, Jacopo. Qua c'è una situazione in cui posso fare delle robe. Io so che c'hai lo swap settato a destra e gli altri due non so cosa siano. O la tua sinistra, insomma. La lontana dal mazzo è quella. Immagino ci sia un cornetto lì settato, oppure potresti avere roba antitrap, potresti avere anche dei 7 tools che non puoi attivare, potresti avere quello che evoca. Questa potrebbe pure essere una move, però è rischiosissima. C'è delle deep prison, siccome le deep prison le tieni. Ok che è uno stun, però ti farebbero molto comodo delle deep prison. Oh, qua bisogna provare nella vita. E Lonefire Blossom. Proprio lui. E skill drain non è un grosso problema per... Aspetta però, domanda. Armory Arm non lo posso equipaggiare, vero? Non penso. Con skill drain. Uff, allora. Se entra faccio effetto in prio. Sì. Lui si tributa. E ora penso. Ceno. Vediamo se forziamo un solenne tutto. Qua. Mi tireresti via tutto. Tributi e tiri giù ciccio poi.
Va bene. Qua stiamo giocando al 2000% delle capacità. E effetto di Lonefire, che per chi non lo sapesse si attiva dal cimitero perché si tributa di costo. Uno dice, ma c'è skill drain, si tributa di costo, quindi va al cimitero a prescindere. Ed essendo che non è più sul terreno, posso attivare effetto. Così è come funziona. E fammi vedere il bulb. Minchia, il bulb a 100. Oh, ma possibile, non ci arriviamo a 700. Bene, arriva lui. Yes, va bene? Va bene. Magari non so se lo mettere in attacco. Aspetta che ci penso. Non penso faccia alcuna differenza. Meglio se lo evochiamo in difesa. Poi potrei fare così. Faccio one for one. Scarto di costo? Yes. Ok. Ci penso qui. Qui faccio solenne. Ok. Pago i miei, sì, 350. Sì, sì. Non bastavano, non bastavano. Adesso questo Dandy faceva comodo in attacco, eh? Oddio, non lo so. O devo provare il tutto per tutto qua. Bulbo. Milla e tolgo. Urca, ok. Sul filo del rasoio sta partita. Sul filo io del penso rasoio. Che una partita del genere non l'abbiamo mai fatta. Ok, basta, non ho più carte da giocarti. In Enfase aggiungo del rhino. Sì, cazzo, è vero. Main phase, sì. Evoco normal, picchio, sì. Due token, niente. Ah, ok. Sia mai in damage qua succedono robe. Prego. Porca miseria. Passo. Allora, standby phase, main phase. Battle. Sì. Picchio. Via. Prego. Un mostro decente. Oddio. Oddio, ma sai che non è male? Che ci mandi però? Ah, la spora. Ci mandiamo la spora, non che mi sia rimasto molto. Lei, sì, sì. Vabbè, non è che non penso di aver molto altro da fare. Faccio effetto spora, proviamo. Certo. Bandisco. Sì, sì. In proprio in difesa. Diventa un livello 4, giusto? Sì, rimane comunque livello 4 perché è un no, effetto. No, aspetta, che... ma io non posso fare un... Non ho livelli 5 del mazzo. Aspetta, questa rimane... Già alziamo le scale, se rimanga comunque livello 4 anche sotto skill drain. Però sì, oddio, no, sai che non lo so? Sei sicuro che rimane? No, no, perché diventa livello 4, entra in campo e perde l'effetto, quindi livello 2. Dici dopo? Secondo me okay. Sì. Dicono rimane a 1. Ok, okay, quindi è livello 1. Vabbè, livello 1 faccio così. Grosso, 1500 tipo lui. 1500, sì. Non pesco niente perché c'è skill drain. Vai. Pesco. Standby phase, main phase. Sì. Decisamente grosso. Sì, grossissimo. Ecco. Ah! Troppo grosso per me. Che palle sta skill drain, Jacopo. Io ce la faccio più. Che tragedia. Guarda, ho pochissimi life points. È vero, Jacopo, hai pochissimi life points. Cioè, adesso tu c'hai una carta in più, devi considerare questa Royal Oppression sta sul tuo terreno. Sì, guarda, sì, te la sì, muovo, in questo momento sì. La vuoi mettere sul tuo no, terreno? No, no, grazie. Tieni, dai. No, che sennò poi ti sbagli e inizi a settare le robe, tienitela te. Allora, io c'ho sta mossa da fare, però può diventare una tragedia da un momento all'altro. Qua c'abbiamo pure una differenza di ruling importante, perché se ti faccio sta domanda, praticamente svelo le mie carte. Ascolta, Solenne è andato, io penso che mi ci butto. Evoco. Va bene. Attacco. Maledetto, perdi in cibacco. Qua... Penso aver capito. Sì, è abbastanza chiaro. Sto pensando alla chain, ma penso non cambia assolutamente niente. Attivo questa, target sì. Warwolf e la formula. Sì, sì, e io penso che faccio così. Io penso che la rifaccia. Ne hai due! Penso che voglio prendermi... È sempre Werewolf la formula uguale, sì. Ok. Quindi risolve solo la prima. Vabbè. Anzi, aspetta, potrei prendermi anche il tuo tizio lì. Non so che beneficio... Sì, no, però perché dopo ti do il 3, c'è cioè comunque 7. Penso un attimo, se voglio prendere con la seconda in realtà il debris, perché questo devo dopo diventa la più piccolo. Attacco, non c'ho no, però è troppo rischioso. Diventa più piccolo dopo questo. Chi diventa più piccolo? Faccio così, sì, sì. No, mi prendo il debris, mi prendo, sì. Con la seconda. Ok. No, perché poi questo risolve e diventa un 400. Sì, 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 perché sì se, è vero. Perché sennò diventava rischioso. Ok, sì. No, c'è più senso così perché so che non c'è sincro 5. Ok. Lui diventa un 400. Bene. Due non me li aspettavo. Cioè, mi aspettavo avessi altre robe, però due così non me li aspettavo. E invece...
E io la spora l'ho già usata, quindi non posso evocarla. Ecco, ora mi faceva comodo la spora, però era troppo rischio e non sapevo che avrei pescato il debris. Cioè, quindi qua stiamo parlando del nulla. Troppo comodo parlare dopo. Ah, niente, io 2 più 3, 5, come hai capito, non ne ho, perché sto mazzo qua ne gioca... No, ne gioca 2 in realtà, e passo. Quello ritorna un 1200. Esatto. Oh, e niente, qui la giocata della vittoria. Vabbè. È proprio lei. Ah, vediamo se è proprio lei, Jacopo. No, è decisamente lei. Va bene. Mi spiace, ma è decisamente lei. E devo fare... Non c'ho abbastanza anni, comunque, mi sa, per uccidere qui. Giusto? Giusto, non ce n'ho abbastanza. Tu c'hai un Rhino ancora, giusto? Pareva sì. Tu avessi... Cioè, proprio te lo fossi addato, ce l'hai in mano. Sì, ho un Rhino. Sì. No, nel deck. Quello che ho dato era morto. Ah, ok. Ah, ti chiudo perché giusto. Sì, ok, posto. Attivo Monster Reborn. Target. Sangan. Anzi, no, aspetta, così... Sì, Sangan, giusto. Sangan non c'è ancora l'errata qua, penso di no. No. Ok. Ma poi mi sa che non c'ho roba da dare, tra l'altro, con Sangan. Sì, ho facciamo qua... il Rhino. Aspetta, fai pensare, se voglio Sangan o Rhino... Ma più che altro perché tanto devo cacciare fuori solo un ciccione enorme. Ok, non Sangan, un livello 2. Max C, il mio Max C, ok. Va bene. Va bene? Sì. Ok. Tanto... Aspetta, no, questo può fare solo i draghi. Era giusto Sangan. Fai Sangan, e qua non c'è il drago. Sì. Fai no, perché... no, perché può fare solo i draghi sto porco. Aspetta, mi hai dimenticato. Non siamo in torneo, se no avrebbe già perso. Sì. No, avevo detto Sangan, se no non potevo rifare Max C. Sarò va bene, va bene. Faccio così. Tiro fuori sto ciccione qua. Qua io pago e arriva Rino. E io tifono. Ah, vabbè, sennò c'è anche e questo. E poi arrivi, hai pagato 800 e poi mi schianto. Io penso che meglio di così non potevo fare. Cioè, penso è stata veramente una partita abbastanza al cardiopalma questa. Super close, io non... super close. Avevo due warning in mano poi lì. Davvero, davvero close. L'altro qua mi ha refreshato la side, me l'ha messa tutta fuori. Ah, okay. A me no. Ah no, solo una parte. Inizio a pensare che questa qua mi avrebbe fatto... che però c'avevo tutte quelle robe lì, boh, vabbè. Questo non mi fa impazzire, è che ci sono. Ok, il game 2 più sudato della storia dei formati, potremmo dire. Sì. E ok, facciamo la partenza, caro Jacopo. Stavolta non c'è il Max C. No. Qua facciamo questo e poi arriva lui. Puffete. E poi ti setto anche una carta e passo. Main phase. Yes. Evoco normal. Entra. Mi confermi che non c'è tempesta nel formato? Non c'è tempesta, Jacopo, vai pure. Allora vado tranquillo, Vai senza problemi. Prego. Pesco. Stand by. C'è veramente troppe carte che potrebbero punirmi. Forse fare l'overlay subito è stato un po' greedy. Però dopo potevi menarmi, non lo so. Di norma non è sbagliato l'overlay subito. È che io ne ho soltanto uno di questi, quindi non lo so. Però sì, c'hai ragione, forse, giusto per... Metti che ti tiro giù un oppression, comunque è un 2000. Ma io provo a evocare Breaker. Proprio lui. Segnalino, facciamo che pago 1000. Ok. Vabbè, se ne va il segnalino, chiaramente. È abbastanza chiamato quello che c'hai lì settato. Qua attaccare il Tengu sarebbe un po' un suicidio con 3 corni nel mazzo e uno sicuramente c'è settato. Però almeno facendo così c'è da dire che non sono tristissimo. Posso fare così, non mi conviene mai nella vita secondo me. Quindi a questo punto io penso passerò. Ok, esco. Phase, main phase. Sì. Battle. Sì. Attacco. E... troppo forte quella carta. Io, anche se faccio sta roba qui, una tragedia. E penso questi sarebbero 2005. Tanto faccio così, poi lui fa così e non cambia niente. Quindi va bene. Siamo in damage? Siamo in damage, sì. Riusciamo a fare questo più uno? L'hai fatto. Che meraviglia. No, aspetta, 2005. Sì, 2005. Sì. Mamma mia, quanta roba pesco. Tu peschi, io addo. Io qua direi che addo, senza per né leggere né scrivere, prendo lui. Main phase 2, aspetto, prego. Draw, stand by, e poi vado in main. Quanta roba che abbiamo. Io penso ci provo, allora. Spora. Evochi normal la spora, c'è quell'altro ancora. Sì, va bene.
facciamo. Prendo Tengu. Provi a prendere il Tengu. Provo a prendere Tengu, sì. Allora, se tu targetti questo, Beast Warrior, io controllo. Problematica sta roba. Decisamente problematica. Non ti piace che ti rubo i mostri, Jacob? Per niente. Il punto è, quanto non mi piace questa cosa? Tanto abbastanza o tantissimo? Da pagare 3500 life points? Non lo so. No, di sicuro no. Prego. Ok. Beh, non ti stupirà, farò così e così. Immagino che tu possa dare comunque col Tengu. Non so come funziona, perché ha lasciato il mio terreno. Non so come funziona. Non so se evochi tu o io. Perché dice quando lascia il terreno. Attenzione. Momento ruling, ragazzi. Andiamo a scoprire come funziona. Evochi il tuo sincro, 5, sì. E io evoco il mio Tengu. Abbiamo scoperto, perché ovviamente questi ruling vanno un attimo studiati, che quando Tengu lascia il terreno, anche se l'ho preso io nel mio campo, lo attiva comunque Jacopo. Il proprietario originale. Esatto, perché comunque il ruling è quello che è. Cioè bisogna avere pazienza. Allora c'è Skill Drain. Io mi faccio Librarian comunque, giusto perché è un po' più grosso dell'altro. E tu ti entra prendi il Tengu. Signorino. Poi lo così, dai. Ok. Siamo ancora in main one. Messo in difesa. Se c'è Mirror Force Piank. Cioè, nel senso, che dovemmo fare? Ha senso spaccarti il settato, no? Perché poi ti addi a sto punto per attaccare questo. Ok. Non entra niente. Aiaiaia. Vabbè. Secondo game che peschiamo. Sì. Vabbè. Qualcosa lo addi. Main 2. Oh, non c'è tempesta. Settiamo qua. Ne ando aggiungo. Sì. Prendo il ciccione più ciccione. Urca. E pesco. Va bene. Main phase. Ti dico che faccio... buco nero. Forte. Una bella carta... non sbilanciata. Dico che faccio il summon. Sì. Normal. Sì. Senza picchiacque. Incriamo. Eccolo. No, no, non quello. No, vai, un ciccione. Quell'altro, quella è sì. Giallo. Sì. Il mostro più il sincro più forte del mondo. Adesso sei è il più forte perché Goya è stato bannato. Sì, è vero, è vero. Ok, c'è. Picchio. Il tegame picchia, proviamo a metterlo in prigione. Ci saluta. Prego. Vabbè. Lo abbiamo imprigionato. Stand by main. Yes. Due palle skill drain qua. Sfoltiamo. Fammici pensare un attimo. Ma sì. Long fire. Yes. Faccio effetto in prio. Of course. Mando anche l'altro al cimitero, ovviamente. Via. Faccio effetto anche lui. E poi arriva lui. Qua se faccio spora posso fare un livello 6. No, 7. 4. 4, è vero, perché c'è skill drain. E di cacciare un armory arm così per il meme non so se può aver senso. Ma è più o meno l'emozione di giocare contro skill drain questa. Quindi... ma bisogna... I mazzi stanno, evitiamo di farli vedere. Però TG era parecchio popolare. Cioè, sì, comunque c'è un bello scambio. Cioè non è semplicemente metto il mio mostro e tu non giochi qua. Cioè comunque c'è un po' di scambio, un po' di ragionamento. Diciamo che tra gli stun è quello un po'... meno pesante, ecco. Sì, è carino, cioè fai sincro, cioè non è così statico, ok? Sì. Allora, a sto punto fammi un attimo pensare per evitare di pescarlo. Io faccio anche... perché, aspetta, se è bloccato tutto, ok. Faccio anche foolish. Ok. Perché se no poi se le due piante sono andate, se poi pesco questo mi metto a piangere, quindi... Direi che facciamo così e anche lui fare un armory arm. Cioè a dire che comunque armory arm in realtà non è neanche male, ti dirò. C'è un 1008, tu c'è un 1006, sì, cioè a dire che c'hai i corni. Può aver senso fare un armory arm qua e iniziare a picchiare come un... Oddio, aspetta però, potrei fare... Se io faccio armory arm, c'ho un 4 più 2 token 6, poi posso fare un 7. Sì, poi picchio in becco di preso e mi metto a piangere. Non lo so, sarò onesto. Se no, poi tu evochi, mi picchi, dopo c'ho 2, se revoco 3 mi metto a piangere comunque. Piangiamo un po' tutti. Piangiamo tutti, è stun, giocare contro stun, l'effetto più o meno è questo. Questo è un po' quel che si prova a giocare contro stun. Vai, ya. Divertiti. Comunque niente utopia ancora, sono un po' triste. Evoco normal. Cioè. Potevi farlo prima utopia, con il mio coso. Breaker. È vero. E non lasciava il terreno ora che ci penso. C'hai ragione. Cavoli, non ci ho pensato. My bad qua. Potevo fare l'utopia di preso. Di preso numero 2. Che macello. Se questo se ne va. Io. Ok. Tutte e due le prison sono andate.
Siamo un pochino più tranquilli adesso. Stand by e poi vado in main. Yes. Ti dirò, questa non è male. Sembra ora forte. È il mio momento del Tengu. Ci penso qui, sì, perché è veramente forte. E infatti mi sa che pago. Ai. Sì. Lui paga, non è entrato nel terreno e di conseguenza non si attiva l'effetto. Esatto. Però visto come stai messo, io mi sento di far questo sul Tengu. Vabbè. E ce l'hai, è micidiale. Sì. Ce l'abbiamo. Oltretutto io qua posso fare effetto di spora. Yes. Faccio banish e si evoca. Purtroppo solo come livello 1. Ci penso qui. Ok. Quello è un macello comunque. Disastro comunque. Punti. Disastro. Che diventa troppo grosso, non c'ho. Avrei dovuto tenere quel buco nero probabilmente. Cioè l'avrei dovuto usare comunque dopo. Avrei dovuto prima provare a menà il tizio e poi fa buco nero dopo. No, qua è un macello. Come cavolo faccio? Quello lì tanto... Disastro. Vai. Vado? Sì, sì. Faccio così e così. E tiriamo fuori Armory Arm. Mm-hmm. Vediamo se qualcosa ce l'avrei per forza. Cavoli, se non ci fosse skill drain era il momento di Trishula. Porca puttana. Non si riesce mai a far vedere a modo sta Trishula. Ogni volta me la Trishula si entra e finita la partita. Cioè sì, non sì, c'è sì. poco da vedere, ragazzi. Sì, sì, però cazzo, una bella Trishula qua ci stava tantissimo. Beh, proviamo a menare con... E non penso faccia differenza. Tanto anche se è il coso che evoca, sti cazzi. Vabbè, picchio. Yes. Picchio. Ok. Prego. No, quel Tengu ma distrutto proprio. Allora, la carta. Oh mio Dio. Grazie. Hello. Salve, sono un 3000 normal summon. Io come te lo tiro via quello? Non lo so. Non lo so nemmeno io, Jacopo. Salve. Va bene, hai fatto. Allora, pensiamo un attimo. Tanto mischi per sicurezza. Dunque, perché tu io puoi fare... Io ho bisogno fare... di tifone su skill train. Questo è un 4. Niente, la monopera, io non ci posso credere, ragazzi. Allora, sono tutti enormi questi, grossi. Boh, io dico, se fate danni c'ha senso, tanto ne cali un altro, forse è meglio togliere gli altri pezzi. Quanti te ne è rimasti questi? Però toglierteli non è sbagliato, tanto sono livelli 4, se tolgo livello 1 non c'ho benefici. Tanto non me lo puoi togliere comunque, se sta skill drain va via è finita la partita a prescindere. Penso proprio di sì. Il mostro più grosso che puoi fare è un 2-8. Ma te faccio ed inizio a togliere i Tengu ad deck. Però se te tolgo i Tengu ad deck è più antipatico. Dai, togliamo l'armor. Sì. Più che altro perché magari li peschi. Ok. Il mio unico 3000 ce l'ha in difesa, purtroppo. Lo so. Però ho detto, ne posso pure bene che lo fai. Cioè, ti tolgo un token, non lo puoi più fare, però alla fine... Guadagni davvero qualcosa? Se te continui a menare con questo, alla fine l'hai messo come... Cioè, nel senso, pari sì, tre attacchi con sta roba. Con le pezze al culo. Dico riusciamo a recuperare. Qui. Ok. Beh, tanto come puoi immaginare, ne arriva un altro. A questo punto si deve giocare senza paura. E poco da fa. Che se c'hai paura qui alla fine. Ecco, questa è la paura che mi dovevo evitare probabilmente. Niente, c'è il torrone e c'è anche il secondo. E tu non l'hai fatto sulla summon de Tengu, beh. È in damage, non posso. C'è ragione. Era in damage step. Disastro. Sì. Anche perché arriva un altro Tengu. Hai giocato intorno a Mirror e non intorno al TT. Se aggiungo. Sì. Prego. Stand by main, allora, tu hai giocato senza paura. Questo è l'ultimo Tengu, no? Sì, è l'ultimo Tengu. Allora, il bulbo ha proprio quei 100 danni che servirebbero per chiudere la partita. Però ammetto che non è particolarmente bello evocarli. Provare a chiudere con il bulbo sarebbe divertente. Il problema qual è? È che tu c'hai... Le carte che mi rompono sono TT, cosa che tu non hai rispettato, quindi forse posso imparare dai tuoi errori. Potrebbe essere una buona idea. Tu hai che hai aggiunto, scusami? Lo Striker? Lo Striker. Ok, va bene, non ci crea troppi problemi. Ah, in effetti non... Aspetta. No, scusa, in effetti non devo aggiungere questo. Ho pensato... Con, sì, con il coso, posso aggiungere anche il Wolf.
Il Wolf, sì. Il Wolf, scusa. Spero. Va bene, tanto non ce l'hai fatta. No, perché ci ho pensato che nulla. C'è un altro. No, cambia. Nel senso, non cambierebbe nulla, non hai visto, non c'è stata nessuna carta che è stata avanzata. Sì, quello sì, però il Wolf, sì. Mi dimentico sempre leggerlo. Perché, cosa c'ha il Wolf in più? E si speciala quando viene evocato livello 4 inferiore, anche il tuo. Special, sì, è vero. Allora, ok, fa molta differenza, effettivamente. Prima lo evoco quando faccio le normal, poi dopo me... Perché il fatto qual è? Che se io faccio così, io tiro fuori del gas, tu puoi evocare special lui e magari settato c'hai un corno che comunque ne hai due. Alla fine le cose che mi danno fastidio sono i corni, sono le Deep Reason. C'hai due Deep Reason, Torrential e TT. Sono quattro carte, non è andata via ancora una, è assolutamente possibile che ci sia qualcosa lì. Assolutamente possibile. Io vado safe. Ah sì? Sì. Va bene. Sì. Adesso la metà delle carte del mio deck sono morte. Esatto. Oppression, Skill Drain, sono andati. Ho fatto così perché? Perché io sono così in vantaggio che il mio unico modo per perdere è evocare, far casini e beccarmi il TT nei denti. Anche perché se io evoco, tu puoi fare Chain Link 1, coso dalla mano, Chain Link 2 Torrential e spaccare tutto e evocare. Insomma, non mi fa piacere. My face and Memphis. Una può essere pure warning. Questa, ok. Peccato, quel top deck non mi piace per niente. Tanto la giocata devo fare, cioè c'è poco da fare. È una merda, perdo tante cose. Ok. Conviene farla comunque. 500. 500. E in enfase aggiungo. Mi prendo. Tanto perdo da qualsiasi cosa che mi va sopra, quindi un altro... A parte il Werewolf, non lo posso nemmeno prendere. Prendiamo... Sto qui. Ah, quel top deck. Porca miseria. Vabbè, ho top deckato anch'io. Vabbè, ma me c'è lo merito. Altra cosa, cioè... Me lo merito. Non perdi da niente. Va bene. Direi che... Sì, GG. GG, ragazzi. Ecco qua. Siamo riusciti a far girare il mazzo, Jacopo. Spacchi dopo... tutto? No, non penso. Puoi spaccare tutto? Sì, sì, ci penso. È vero, c'è ancora il bulbo. È vero, c'ho il bulbo. No, no. Per i meme, mi uccidi di bulbo. Cioè, vabbè. Tu vuoi prevenire questa morte da bulbo? Se ne va tutto? Evochi pure... No, c'hai Rhino, giusto? So che c'hai Rhino. C'ho questo, c'ho. Ah, ok. Va bene, evoco special il bulbo. Millando una carta... Finisci bulbo, c'è anche due token dandy, ma va bene. Sì. Guarda che bellezza. Non serve. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oh, sta best of three, penso che meglio di così faccio fatica a giocarla. Abbiamo anche girato intorno a diverse carte contro uno stano. Oltretutto non è un mazzo facile contro cui giocare il tuo, perché è uno di quei mazzi che verrebbe punitissimo da tempesta, ma indovina un po', non esiste più. Io per dirti, Jacopo, ho tolto anche il Trunade, più che altro perché... Ho voluto mettere la tempesta dei poveri, che tu hai appena counterato con Tifone. La catastrofe. Qua cosa ho fatto? Ho messo il doppio Raio, che vabbè non è servito. Le lance sono ottime contro quel mazzo, quindi le ho messe entrambe. Anche solo per... È l'unico counter effettivo, a parte il Solenne e il Seven Tools, che c'hai in damage step contro il corno, perché ricordiamo che le fasi di battaglia Yu-Gi-Oh! Non sono user friendly, ok? Soprattutto per chi inizia a giocare, perché uno dice attacco, poi attivo, no, non puoi. Queste cose... È un po' complesso, quindi le lance sono tra i pochi counter che ha effettivamente il corno, il Malevolent Catastrophe, che per gli amici è la tempesta dei poveri, che la puoi attivare quando l'opponente dichiara l'attacco. Quel Monster Reborn ha fatto tanto, c'è stato anche il momento recupero, cazzo, quando hai tirato fuori il 3000 ho detto, io adesso, cioè finché non trovo un out è finita qua, perché sì. Con quel 3000, poi ho pescato subito TT, ho detto ok, eventualmente posso anche forzarmi il TT con Bulbo se trovo una normal abbastanza forte, tipo TT con Bulbo poi Raio in attacco, però è andata bene così. Lì non c'hai giocato attorno. Se devo essere sincero, non te ne faccio una colpa. Cioè TT è una carta, dici vieni punito e TT. Sì, però il problema qual è? È che lui stava praticamente al top deck con pochissimi life points. Cioè se sei così disperato non puoi giocare spaventato, perché se mi dai più tempo è molto più facile che io vinca. Veramente veramente forte, ragazzi, questo mazzo. È stato... La difficoltà ovviamente è dovuta alle carte da stun che hanno fatto il suo, in particolare game 2. Quello Skill Drain è stato veramente forte. Però questo mazzo
c'ha veramente tanta recovery e tante possibilità. Spero che questa intuizione dell'Exisi sia piaciuto, le abbiamo anche giocati. Mi dispiace tanto per non aver tirato fuori quell'utopia, però il livello 3 ne abbiamo tirati fuori a rotta di collo. Quindi comunque questa meccanica nuova dell'overlay l'abbiamo vista, e in quel caso lì abbiamo visto anche che a Game 3, all'inizio di Game 3, io con quel mind control aver potuto tirarci fuori utopia. Anzi, sarebbe stato molto forte, anche se però c'è una cosa, Jacopo, che una volta distrutto utopia avresti potuto evocare Tengu, perché l'overlay viene ancora considerato come terreno. Non so, sinceramente, sai che non so come funziona Tengu utopia, perché Tengu penso è che quando... sia come Sangan, che se va dal terreno al cimitero, in quel caso vuol dire che è dal terreno, non lo so, lo scopriremo. Però dice lascia il terreno, non lo so. Comunque dalle prossime volte di sicuro Tengu non procca se ci fa Exise, cioè tutta sta roba degli Exise, esatto, che procca l'effetto eccetera. Sì, sì, sì. Quando un mostro viene messo da adesso in poi sotto come materiale Exise, non ha lasciato il terreno. Quindi esatto, per le prossime cose sarà sennò così. Sangan sarebbe rottissimo. Esatto, è solo per queste prime due settimane di Exise. Carissimi, spero che questo video e l'introduzione degli Exise vi sia piaciuto. Noi ci becchiamo col prossimo formato, nonché, possiamo dire, il terzo retro format più giocato dopo Goat ed Edison, ovvero il Tengu Plant. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima.